Crime Corps, fully seated. Activity levels at 35.72, 36.18, 37.95. No sign of chimeric transformation. Understood. The particle gun is online and ready to fire. Whenever you're ready. Let's begin. Engage the restraints. Well then, have the next candidates been chosen? Yes, they have. But they're not from our usual channels. They're two new officers who just joined Criminal Affairs. Hmm. They're Captain Max's children. The twin orphans he took in. I've seen their test results, and frankly, Doctor, none of our other candidates come close. I've already taken the liberty of filing for their transfer to Neuron. Hmm. I understand. Non ci ho capito un cazzo. Ragazzi, welcome back. Sono... No, ok, ok, non era quello che dovevo dire, non era la mia line, ok, scusate, non sapevo che cosa fare, quindi riassumiamo questo canale inutile.
E questo, dopo 5 minuti di niente, Astral Chain. E quindi adesso devo creare il mio personaggio, che sarà diverso da quello che abbiamo visto nelle cutscene, perché lo decido io. Siccome mi piacciono le ragazze, io faccio la ragazza e la chiameremo. Sì, direi che questo possa andare perfettamente bene in questo periodo. Allora, le cose importanti, acconciatura, visto che devo vestire la Barbie, fanno tutte cagare. Direi andiamo per la meno peggio, ma qua ce ne fosse una. Allora, ricordiamoci che naturalmente rosso è meglio. Ah, ok, praticamente sta per cominciare un duello turbo. Grazie, tutorial, per dirmi che con L mi muovo. Ui! Che bella questa versione futuristica di GTA. Mettere un crosshair, dico io. Continuo a non capire. Ah, ma va avanti. No, ok. Chi è quell'imbecille che ha detto che le console Nintendo c'erano solo giochi per bambini? No, vorrei conoscerlo, solo parlare. Questo è uno scenario post-apocalittico, aiuto. Ma non c'è un target, qualcosa, no? Oh, il gemello. Il famoso gemello. Ovviamente noi non parliamo perché i personaggi degli anime mica parlano. Ma non posso colpirli perché sono invisibili? Ma sì che si vedono, coglione! Vabbè, ma che schifo che facciamo però. Ma è lo stesso tizio con la barba però. Sento odore di assets riutilizzati. Quello è un Megazord in miniatura. Ok, era ovviamente nostro padre. Come ho fatto a non pensarci? È un Dueling Disc! Io l'avevo detto che questa roba qui è uno spin-off di Yu-Gi-Oh! 5Ds. Evoco il mago nero! No, aspetta. Ok. Ah, gioca da solo quello? Non so nemmeno io cosa stia succedendo a schermo. Sì, ma che schifo che fanno sti cosi. Oh no, è arrivato il boss. È uscito direttamente da Code Vein sto coso. Ma va, non mi dire. Un grandissimo genio. Quello lì era un cannone speciale. E ti picchio. È stannatissimo st'uomo. Uomo. Cosa? Vabbè, ma anche tu schivalo ogni tanto, eh. Aia. Ha cambiato mousse. Sono stannato, è lui stannato. Non capisco più un cazzo. Telecamera? E lui se ne va. Mi hai tolto le parole di bocca. Bene. Ok. Ma guarda, mi si sta scoppiando la testa, sto benissimo. Naturale. Sarebbe il caso. No, così dico. Però io darei una tachipirina, un'aspirina, qualcosa, perché sennò qua. Altro che Covid. L'opening si salta sempre, giusto? K. Ora puoi cambiare lo stile di gioco quando cominci un capitolo o carichi un file di salvataggio. Non ho capito, ma lo scopriremo nei prossimi capitoli, mi sa. Cambia stile di gioco. Ah, quindi se è facile, difficile. Ma io direi, cioè, normale, perché non siamo ancora stronzi. Ah, praticamente è la mafia. Ho capito, ho capito. Va bene, posso riassumere io? L'umanità sta per crepare per colpa degli alieni, no? Ci servono gli alieni, metterli al nostro servizio per uccidere i loro simili. Ok, best. Andiamo. Veloci, su. No, tutorial no.
No, no, non si fa, non si dice quella parola. Io non vedo sporco. Che cazzo sei tu? Andiamo a fare pausa perché è importante fare pausa. Andiamo. Ecco, queste sono le macchinette del futuro. È per questo che la tecnologia progredisce ogni giorno. Si può chiacchierare con le macchinette. Eh sì. Ho capito, però io volevo parlare. Forse mi vede solo come un amico. Ma col cazzo! Cobra piccante, zuppa di dati, liquido chimerico, gelatina di benzina. Cosa? Latte megabyte? Zuppa di pe. Una cosa normale che costa il quintuplo del resto. Ottimo! Tutto nella norma. Mike, posso consigliarti meno droga? Allora, questo simbolo sicuramente ci dirà. Qua c'è l'evento, coglione. Quindi esploriamo. Beh, anche perché c'è lì a destra il simbolo, quindi voglio dire, bisogna essere proprio scemi. Guarda, io di ostacoli qua non ne vedo. Lui non ha un nome. Lui si chiama agente fuori servizio. Cioè, se vai all'anagrafe, il suo nome è agente, fuori servizio è il cognome. Mi immagino il codice fiscale. Allora, niente di incredibile sta grafica, però è piacevole. I modelli sono buoni. Texture sono ok, vista e considerata soprattutto la console, qui c'è un loot. Sì, proprio come spada e scudo, identici. Cioè, si vede la limitazione de dell'hardware, cioè, siamo un attimo seri. Però, cioè, sinceramente, questo gioco è uscito prima di Pokémon Spada e Scudo. Ok, direi che basta, basta incazzarsi per Spada e Scudo, è acqua passata. Abbiamo finito, basta. È un gioco ormai passato dell'anno scorso, cioè non è che siano appena usciti adesso dei DLC che costano tipo metà gioco. No, no, assolutamente no. È vecchio, quindi lo molliamo a se stesso. No, dai, ste stronzate no. Salve, vorrei attivarla. Sto cercando di attivarla. Non funziona il tasto. Hello? Mi sento disa. Vi prego, uccidetemi. Bravo Flavio, sei sempre il solito. Uomo dal cervello fine, da un'arguzia incredibile. Giustamente, se sei fuori servizio ti puoi anche riposare. Direi che sarebbe il caso di proseguire, ma lo faremo nel prossimo episodio. Ha! Quella bestia satanica è ovunque.